Benvenuti ragazzuoli, oggi ritorniamo su Roblox a provare il nuovo aggiornamento di Doors. Hanno aggiunto praticamente le backdoor, quindi ci andiamo un po' a provare queste backdoor. Non che io abbia finito il primo di Doors, però dico che è l'aggiornamento che fa, non te lo vai a provare. Quindi mi raccomando di lasciare tantissimi like. Abbiamo solo queste quattro stanze che ci portano alle backdoors, quindi Doors X the Hound. Prendiamo un ascensore, uniamoci a questi tizi. Adesso come sempre faranno tutto loro e io guarderò e prenderò jumpscare, perché ovviamente io vivo di quello, ragazzi. Stavolta siamo su PC, Roblox su PC, che rende in una maniera incredibile. Sembra gioco dell'anno graficamente. L'altra volta abbiamo visto anche come fare giochi Roblox tramite salve. Lei che faccia tramite il suo tool di sviluppo, quindi se vi siete persi il video andate a recuperare, perché sviluppare per Roblox è veramente molto molto emozionante. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aprite le porte dell'inferno! Eccoci quelle backdoor, ragazzi. Allora, io non ho mai giocato a Roblox da PC. Guardate che illuminazioni fashion. Allora, che c'è da fare? Quello si accovaccia con C, mi accovaccio. Ok, quello ha trovato una chiave, la prendo pure io. E vedi che sono scemo io che lascio qua. Quindi apriamo le porte dell'inferno. Con E. Tac. Forza, andate. Manco sapete aprire la porta. Questo che è? Abbiamo 2 minuti per fuggire. Altrimenti che cosa succederà mai? Ah, posso abbassarmi anche con shift. Ok. La corsa non c'è, non vedo niente io. Io seguo le impronte del tizio di prima, cercando di capire se effettivamente è la strada giusta. 1.38. Io seguo voi, CC. Io non ci ho mai giocato. Non ho manco finito il primo. Vabbè, presumibilmente noi dobbiamo cercare delle cosucce e andare avanti tramite le stanze. Non per nulla il gioco si chiama Doors. Dico, il gioco è quello. Quindi apriamo porte, armadietto, mi nascondo da chi? Da brutti esseri. Come si esce? Via. E niente, quindi, che è? Salve. Che è? Non avete pagato la bolletta? Arrivo pure io mi voglio nascondere. Ok, quindi quando ci sono queste sparaflesciate dobbiamo nasconderci. Me la nascondo qua io. Si sa mai. Per quanto tempo non si sa. Ma quella in basso... Mi ricordo, è qua... Che cosa sei tu? C'è morto qualcuno? Io non uscirò mai più da qui, sappiatelo. Posso uscire, però se rimaniamo per troppo tempo nascosti, mi ricordo che c'era un malus, quindi usciamo. È rimasto vivo qualcuno? Qua c'è qualcuno vivo. Ok, tanti armadietti, perché tu avresti dovuto nasconderti qui. Io me ne sono sceso di un piano e che cos'è? La vita ce l'ho a funghi. Ok, da qui non si può procedere. Me ne riscendo giù. Sono morto, ragazzi. Devo rinascondermi. Il tizio non so che fine abbia fatto. Morti! Uccisi dall'essere delle backdoor. Sto gioco sarebbe carino da fare in live, ragazzi. Quindi se vi siete persi la mia live, venitemi a trovare in live. Quindi piglio chiave, forse è meglio da soli che male accompagnati. Prendo chiave, apro porta, interagisco col lucchetto. Ok, tiro leva, tac. Perché dovrei tirare sta leva? Ancora non l'ho capito. Comunque, qua possiamo nasconderci. Però sopra c'erano gli armadietti, quindi eventualmente... Ah, voglia di armadietti che abbiamo qua. Quindi qua è tutto pieno di armadietti. Allora, vediamo che... Ma che cacchio? E pure le trappole di caduta? Allora, tu con sto pretzel sulla schiena, ma che... Giustamente quando ha fame, prima di morire, che fa? Due spizzicate non gliele dà il pretzel. Forse prendete chiave. Spicciatevi però, esseri, spicciatevi. Brava ciccia, prendi chiave. Apri porta, apri lucchetto. Passo prima io. Tiro leva di tempo. Tac. E via, corriamo come se non ci fosse un domani. Nascondiamoci in tempo più che altro. Guarda lì come corre quella. Aprite poi, levati tu col pretzel. Armadietti. Attenzione quando vediamo sparaflesciare le luci. Questo che è? Io prendo provette, cos'è a caso. Quando vediamo sparaflesciare luci, nascondiamoci instant proprio. Tipo adesso.
Dove si è nascosta quella? Ok. Dai, che forse lo sto capendo, ragazzi. Dopo la quarta morte, la provetta a che serve? Io vi seguo, cicci. Di nuovo? Ma gli armadietti non ce li abbiamo. Corri, correte, correte, smuovetevi. Veloce. Oh! Per un pelo, per un pelo, per un attimo. Ok, sto capendo il gioco, ragazzi. Però ovviamente non ci saranno solo questi nemici. Che dobbiamo cercare nello specifico una chiave. Ok. E allora continuiamo. Che è? Ci ripensa. Quella sa giocare. Quella sa tutto il gioco, secondo me. Dobbiamo scendere. Io vi seguo. Perché non è che siamo qua ad imparare noi. No, io sono una pecora che segue il branco. Via, nascondiamoci subito. Fino a qui l'ho capito. Forse la provetta serve a ripristinare un po' di vita. Oh cavolo. Se la uso. Ecco, vedi che... Ah, pozione della velocità. Io seguo la tizia. La tizia mi ha portato in brutte strade. Io seguo sempre la tizia. Io non vedo niente, poi tra l'altro. Spara flashamento di luci, via. Attenzione, stavolta l'abbiamo visto in tempo, credo. Oh, eccolo qua. Però se noi rimaniamo per troppo tempo nascosti, io mi ricordo che c'era un altro nemico che ci ammazzava. Quello dell'armadietto. La tizia è uscita? Tizia sei uscita? Ti apro l'armadietto. Ok. Via, esci, esci, brutto essere. Ok. Dove siete andati? Non mi lasciate da solo. Ma cacchio sono andati? Qui? Ma qua. Passiamo per di qua. Che è? Vedo una luce che non mi piace. Ma è normale tutto ciò che io mi vado a buttare tra i dirupi. 22 porte stavolta, gioca ancora. Ce la facciamo a raggiungere la fine di questo gioco? Allora, pigliate la chiave, spicciatevi. Spicciatevi. Che la cercano quelli. Ancora, che è la vostra prima partita? Meglio così. Ma non c'è un tasto di salto, no? Guarda lì che giacca fashion che ha questo. Allora, l'abbiamo trovata? Forza. Attiviamo timer. E andiamo avanti. Mi seguite, cicci? Mi state seguendo? Mi sono chiuso. Non mi seguite più, va. Ma che fa? Cambiano qua le zone. Attenzione alle trappole. Nascondiamoci. Non mi fregate gli armadietti. Quello è ancora fuori. È morto. Possiamo uscire? È morto, sì. Mi dispiace. Pace all'anima tua, buon uomo. Possiamo resuscitarli in qualche modo. Preghiamo. Preghiamo tutti, siamo tutti con te. Vabbè, andiamo. Via, corri, ciccio, corri. Qua dobbiamo passare di qui. Quello ha già preso chiave. No, ha trovato una provetta questa. Allora, perfetto. Qui c'è da trovare chiave. Attiva lì il timer. No, qui si apre, sono le trappole. Ma è cambiato tutto qua. Per dove dobbiamo andare, per andare dove dobbiamo andare. Timer. Vai. Ma che c'è la combriccola dei mostri? Forse per ogni zona noi abbiamo un determinato tempo per completarla. Altrimenti ci andiamo a morire. Come giusto che sia. Quindi passiamo per di qua. Accovacciati come le mummie. Luce. Vai, vai, non ti preoccupa. A cacchio duro. 34 armadietti. Nascondetevi, cicci. Stiamo facendo un po' di progressi, ragazzi. Dove si va? Ok, perché te ne sei andato? Vai di qua. Attenzione. 31. Qua c'è sicuramente qualche cosa da recuperare. Monetine, monetine. Vai. Dritto, destra. Oh cavolo, ho visto qualcosa di brutto. Ho visto lo Slenderman, mi ha fatto danno. Andiamo, qua è sbarrato. Vi seguo, nascondiamoci. Ok, vai, stiamo andando un po' avanti. Vai. Ok. Chi? Intanto prendo danni a caso io. Mi serve una provetta là. Non ci sono più provette per cure. Oh, lì c'è qualcosa. Le monetine invece. Non ci sono armadietti qua, che si fa? Corri, ciccio, corri. Si è nascosto. Io ho pochissima vita. Ok, si è nascosto. Credo. Si è nascosto, ciccio. Vuoto. Vuoto più totale. Evitiamo.
Qua non c'è niente. C'è morto quello, forse c'è morto. Mi avete lasciato solo di nuovo. Dove cacchio devo andare? No, il vuoto no. No, il vuoto. Descrizione, non trovate, incontra glitch. Ho trovato un glitch. O quantomeno il most si chiama glitch. Ma buono, almeno sono ancora vivo. Che è successo? Non lo so. Mi nascondo nel dubbio. E qui ora cammina a 4-4. Va bene così. Andiamo ciccio, vai, corri, mi serve vita, non ci so più le provette in questo cacchio di gioco. Siamo rimasti tu e io, mi sa. Andiamo. Ma a che porta siamo arrivati? Che c'è qua? Un cavolo, un cavolo. Siamo alla 17, vai che stiamo finendo il gioco. Ho uno sputo di vita, peggio dei Dark Souls, quando tu devi uccidere l'ultimo boss con un centimetro di vita. Non è detto che tu ce la faccia. Oh, vita, vita, mi serve vita, una provetta. Oh, la chiave invece ho trovato. Chiave, tac. Una provetta c'è da ste parti? Non c'è un cavolo. Corri, ciccio, corri. Ok. 12. Siamo alla 12ª porta. 11ª porta. Una provetta. Io trovo lampade. Mi serve una provetta. Come mi cacchio mi curo? Una provetta. Niente. C'è un cavolo. Nascondiamoci, ciccio. Che? Come? Come sono morto? Ma come? Ma che mi è esploso il cervello? Come cacchio sono morto? Vediamo Rich qua se riesce a fuggire. Vai, meno 6. Vai Rich, che siamo tutti con te. Meno 4. Rich trova la chiave. Ce l'ha, attenzione. Ce l'ha. Vai che completiamo il gioco. Che bello vedere i mostri dall'esterno. Apri porta, Rich. Meno 4. Vai che Rich ce la fa. Meno 3. E qui mi sa che sarà un casino. Chi è che bussa? No. Scendi. Porticina lì. Perché non apre quella? Si è scordato qualcosa. Meno 2. Ah, forse bisogna aprire quelle che hanno il numero. A quanto ho capito. Tutte le altre ti portano a morire praticamente. Vedi, quella non ha numero, lui non ci va. Questa ha il numero, lui ci va. E ha pure vinto. Porta numero 0. E quindi? Forse è uscito, quindi non ci ha fatto vedere nulla. Va bene così. Comunque, gioco... pensavo un po' più lungo, onestamente. Ah, ok, c'è un finale pure. L'hotel. Ma come? Questo è il primo Doors. Ma che fa? Da una parte ce ne andiamo a scoppare un'altra parte. Qui in hotel ci sono una quantità industriale di porte. Io direi che me la posso uscire. Quindi, ragazzuoli, mi raccomando, lasciate sempre un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.